Io sinceramente sono senza parole. Ragazzi, è successo qualcosa di clamoroso, qualcosa di clamoroso ad Euro 2020. Esce di scena clamorosamente la Francia targata Didier Deschamps, la Francia campione del mondo in carica dopo l'uscita della squadra vice campione del mondo, la Croazia di Dalic, qualche ora prima sotto i colpi di una grandissima Spagna targata Luis Enrique, esce di scena clamorosamente ai calci di rigore la Francia di Didier Deschamps, sotto i colpi di un'incredibile Svizzera targata Vladimir Petkovic, che riesce a compiere l'impresa delle imprese per l'ex allenatore biancoceleste. Io inizierei questo video facendo un piccolo ragionamento, un piccolo, diciamo, ricordo statistico. 9 luglio 2006 è una data che per gli italiani si ricorderanno perfettamente. L'Italia vince il quarto mondiale ai calci di rigore a Berlino, nella finalissima, nell'atto finale di Germania 2006, grazie all'errore dagli 11 metri di David Trezeguet. 15 anni dopo, il rigore sbagliato da Kylian Mbappé, diciamo, mette fine al sogno della bis, questa volta continentale, dopo il mondiale, del successo continentale per la formazione transalpina. Ecco, mi vorrei anche soffermare sulla serataccia vissuta da Kylian Mbappé, che tolto l'assist per Karim Benzema, ha vissuto forse sportivamente parlando una delle serate più buie della sua bellissima carriera, della sua carriera calcistica, perché tolto quell'assist fantascientifico per Karim Benzema, un altro grande protagonista della serata di Bucarest, è stata veramente una serata da dimenticare, sotto ogni punto di vista per uno dei calciatori più forti nel panorama calcistico, perché è stata una serata che, oltre all'eroe decisivo dagli 11 metri di Kylian Mbappé, potrebbe essere comunque che questo errore gli darà delle conseguenze nel proseguo della sua carriera. Questo è poco ma sicuro, sicuramente con la maglia transalpina per uno dei grandi protagonisti insieme ad Antoine Griezmann della cavalcata che ha portato la Francia di Didier Deschamps ad alzare la Coppa del Mondo 3 anni fa a Mosca contro la Croazia nell'atto finale dell'ultima finale del mondiale. Ecco, io personalmente sono senza parole perché sfuma anche la possibilità di una rivincita contro le Furie Rosse dopo il quarto di finale perso ad Euro 2012 proprio contro la formazione spagnola, perché dopo quella 2-0 c'era la grande possibilità ai quarti di finale in quel di San Pietroburgo di poter registrare una rivincita nei confronti delle Furie Rosse. Ma andiamo con un resoconto della serata incredibile di Bucarest, dalla vantaggio firmato Seferovic al minuto numero 16 sulla cross di Zuber, prende il tempo all'Englette e batte Lloris per il gol del vantaggio svizzero al minuto numero 16, dopo una buona comunque quindicina di minuti per quanto riguarda la Francia di Didier Deschamps, che era partita sicuramente meglio rispetto alla formazione di Vladimir Petkovic. Ma sul cross di un perfetto Zuber arriva l'insaccata, arriva il colpo di testa vincente di Seferovic, dell'ex attaccante del Novara, che poi riaprirà la partita proprio al minuto numero 82, questa volta sulla cross di Mbabu. Ma
andiamo con la calma, andiamo con una Francia che cerca comunque di riequilibrare il punteggio, una Francia che però non riesce ad ottenere il gol del pareggio nel corso del primo tempo, anche comunque creando qualche occasione da gol. Ed ecco che da una ripartenza di Zuber, ancora una volta decisivo, viene, diciamo, si nasce l'azione che porterà ad una grande possibilità sfumata per la formazione di Vladimir Petkovic, che sbaglierà un calcio di rigore al minuto numero 55 con uno specialista come Ricardo Rodriguez per il fallo di Pavard sullo stesso Zuber. Ed è un episodio decisivo nella serata di Bucarest, perché dopo quel calcio di rigore sbagliato assegnato con il VAR dall'arbitro argentino Rappallini, ecco che il rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez sarà decisivo nella serata di Bucarest, perché in 120 secondi, prima al 58esimo e poi al 59esimo, ci pensa proprio lui, Karim Benzema, colui che ha ritrovato la maglia della nazionale quasi a 6 anni da quella doppietta siglata in amichevole contro Andorra. Karim Benzema, prima sull'assist di Mbappé e poi in ribattuta, colpo di testa vincente, a battere Sommer per il gol del vantaggio. Poi cosa ha fatto? Paul Pogba con un destro vincente dai 25 metri che si insacca sotto la traversa per il gol che al 75esimo vale il doppio vantaggio per i campioni del mondo. Dicevamo, ancora una volta il colpo di testa di Seferovic al minuto numero 82 a riaprire la partita, e poi da una palla persa malamente da Paul Pogba si scatena l'azione di contropiede che porta all'assist Xhaka, al centrocampista dell'Arsenal, che imbuca per l'appena entrato Gavranovic, che batte Lloris per il gol che porta questa sfida clamorosa ai tempi supplementari. 3-3, tempi supplementari, ma prima dello scoccare del 90esimo, traversa di Kingsley Coman, che stava per siglare un gol pazzesco sull'assist di Sissoko, controllo con il petto destro a destro di controbalzo, palla che si stampa sulla traversa. Continuano comunque le emozioni anche nei supplementari, nell'extra time, con una doppia occasione per Kylian Mbappé che sciupa clamorosamente la possibilità di portare nuovamente in avvantaggio la Francia, ed ecco che poi ai calci di rigore è decisivo l'errore dagli 11 metri di Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a 15 anni di distanza rivive quel bruttissimo incubo che ha vissuto David Trezeguet. La Svizzera clamorosamente è ai quarti di finale di Euro 2020 e affronterà la Spagna di Luis Enrique. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.